Il tour del candidato alle primarie del centro-sinistra di Laura Frattura ha fatto tappa anche a Venafro, non sono mancate le frecciate all'indirizzo del sindaco Cotugno, non ha mantenuto i patti con la città. La sua passeggiata per la città di Venafro a camminare per le vie del centro, ieri uno dei candidati alle primarie del centro-sinistra del 4 settembre, Paolo Di Laura Frattura. Vediamo com'è andata. Centro-sinistra sono ormai alle porte e ognuno dei cinque candidati lavora sulle varie realtà territoriali in cerca di consensi per diventare antagonista unico di Michele Iorio alle prossime regionali. A Venafro, accolto dal locale candidato di Alternativa Massimiliano Scarabeo, è arrivato Paolo Di Laura Frattura. Comincia a esserci entusiasmo attorno allo strumento democratico delle primarie. Mi auguro che chiaramente tra i cinque competitor vinca il migliore, ma che soprattutto il 5 settembre, tutti e cinque insieme, per un Molise diverso, con una coalizione di governo tutta del centro-sinistra. Ecco, si è parlato anche di una spaccatura interna al PD, una serie di situazioni, ma in realtà la situazione qual è serena? Ma se continuiamo a perdere tempo a parlare di spaccature, non credo che parliamo e affrontiamo i temi sui quali evidentemente i molisani sono interessati. Da una rapida analisi del territorio venafrano, il primo spunto di riflessione obbligato non può che riguardare la sanità e la drastica riduzione dei servizi del Santissimo Rosario. Interessante l'affermazione di Frattura che ricorda la scorsa campagna elettorale per le comunali di Venafro, in cui fu poi eletto Nicandro Cotugno. Sanità e in particolar modo per Venafro, la struttura chiaramente di Venafro, che è stata oggetto già di altra campagna elettorale per le comunali, e non mi sembra che rispetto agli impegni assunti in quell'occasione quegli stessi impegni siano stati rappresentati. Allora la prima cosa, io direi, diffondiamo in maniera puntuale e analitica a tutti i cittadini il piano di rientro oggetto di accordo tra virgolette chiaramente tra Ministero della Salute e Ministero delle Finanze e Regione Molise, in modo che tutti i cittadini sappiano esattamente che cosa quel piano di rientro contiene. Dopodiché dobbiamo capire se la struttura ospedaliera deve essere focalizzata sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Allora un centro di smistamento non credo che sia quello che i cittadini di Venafro, ma come tutti i molisani, onestamente si aspettano. Se deve diventare esclusivamente un pronto soccorso 820 che serve solo a smistare i pazienti, che poi evidentemente devono essere indirizzati su altra struttura, non credo che questo che i cittadini di Venafro si aspettano.